Buongiorno, riprendiamo e vediamo un pochino che messaggio ci danno le carte questa mattina. Innanzitutto, che messaggio generale che vogliono comunicarci. Era un po' che non ci sentiamo e riprendiamo. Mescoliamo le nostre carte. Come state? Come è andato questo inizio di settimana? Io sono stata latitante, non a Roma. Ho un po' gironzolato l'Abruzzo e il problema è che andare con lo zainetto e sostare nei B&B, questo non ci serve, diciamo, preclude il fatto di poter portare con sé computer, cavalletto per le riprese, mazzetti di carte, anche se poi ne abbiamo rimediato uno nuovo, anche all'Aquila, come avete potuto vedere dalle foto condivise. Vediamo il messaggio di oggi. Se vedrete che io muovo il braccio perché sto cercando di scaricare dal computer una cosa molto importante, non voglio che vada in stand-by. Questo non ci distrarrà ugualmente, però chi sa cosa vuol dire stare ore a scaricare un file di lavoro importante e poi si blocca all'ultimo momento, mi può comprendere. Allora, il messaggio di oggi. Il messaggio di oggi mostra innanzitutto una fanciulla. Possiamo anche parlare di un ragazzo, non è quello, però è una persona che si sta difendendo, ma non sta assolutamente attaccando, cioè la difesa è l'attesa. Sono qui, mi sto proteggendo, ho davanti a me un'apparenza tale per cui non mi espongo troppo, sono comunque un principio di primavera, sono ben disposto, ben disposta nei tuoi confronti, vorrei condividere con te i frutti del mio duro lavoro, tutto quello che io ho fatto fino adesso per diventare la persona che sono. Ho un carattere abbastanza mite, ma non sono comunque una persona, diciamo, una persona pronta a farsi tappetino. Non sono una persona pronta ad accontentarsi e poi non sono una persona che vuole necessariamente per forza un collaboratore. Dico collaboratore perché qui non è detto che si parli necessariamente d'amore. Qui si potrebbe parlare anche di amicizia o anche di lavoro per l'appunto. Ho visto in te una collaboratrice ideale, un collaboratore ideale. Però io ho fatto il primo passo, mi sono esposta, vedi, io ho comunque mostrato il volto al di là di tutto ciò che della mia vita e della mia apparenza può, diciamo, mostrarsi come schermo, quel qualcosa dietro il quale io mi proteggo, non nascondo, ma quantomeno mi proteggo. Sì, l'idea è proprio quella di cercare di iniziare un dialogo che sia anche un proposito, un buon proposito per il futuro. Il problema è che ci sono punti di vista divergenti, è già accaduto nel passato, spesso mi sono trovata a dover discutere quel seme di dialogo, di condivisione, di amicizia, di vicinanza, si è sempre trasformato in un terreno di scontro e sinceramente in questo momento della mia vita, voi state pensando, se non è l'altra persona a cui avete pensato e lo sta pensando rivolgendosi a voi, io non ce la faccio, cioè proprio la discussione è quel qualcosa che non vorrei assolutamente intraprendere. Non mi voglio ritrovare a discutere, con tutto che per carattere magari e con questa mia possibilità, capacità di difendermi, sono anche programmata per attaccare. In che senso? Ho programmato per attaccare, cioè mi piace anche discutere, mi piace giocare, mi piace metterla sul vinco io, vinci tu, voglio dimostrare le mie ragioni, ma in questo momento della mia vita sinceramente no, non ne vale la pena, c'è una disillusione di fondo circa il fatto che questo tipo di approccio possa permettere di costruire qualcosa. Cosa di stabile. Io qui ho già costruito, non sto chiedendo di costruire con me, sto chiedendo di condividere. Quindi, com'è, no? A cercasi, no? Non so se si mettono le A, persona predisposta alla tranquillità, alla serenità. Ora, cosa c'è? Qui c'è sicuramente un discorso in sospeso tra voi e qualcuno, e questo qualcuno potrebbe, due sono le possibilità, correre da voi perché motivato, perché attratto, perché voglioso, perché d'accordo, quindi diciamo ben disposto verso questo vostro ragionamento, oppure potrebbe correre da voi perché c'è qualcosa in sospeso che va invece affrontato e il terreno comune, questo qui che voi vorreste tanto evitare, è inevitabile. Quindi lui arriva con le sue ragioni e le sue ragioni sono abbastanza, diciamo, materiali evidenti anche, tra virgolette, fonte di quel famoso scontro o causa di quel possibile futuro scontro che voi vorreste fuggire.
Ora, voi siete lì e state aspettando, quindi un pochino l'aria della loggia fa intuire, oppure vi è stato proprio comunicato che ci sarà questo incontro. Voi volete mostrare il lato più diplomatico o bello, umano, o dedicato, accogliente della vostra persona. Ciò nonostante avete messo lo scudo, cioè lo scudo voi l'avete posto dinanzi a voi, quindi già sapete che nonostante tutto, nonostante la vostra volontà, questo incontro potrebbe innanzitutto trasformarsi in uno scontro. Poi vediamo come andrà questo scontro. E la persona arriva anche abbastanza coperta, abbastanza protetta, abbastanza un po' mascherata, perché questa armatura comunque non mostra totalmente nelle sue intenzioni, nel suo volto, nella sua espressione, quindi nel cosa e nel come. Per fortuna pare che in realtà quello che sembra e probabilmente vissuto da entrambi fin quando non avverrà l'incontro fisico come un terreno di possibile polemica, dove io mi troverò ad attaccare per difendermi, io mi troverò a difendermi e basta all'attacco. Quindi in realtà tutte e due volete evitare lo scontro, ma tutte e due pensate che la vita vi costringerà a difendervi. In realtà no, perché questa persona sta aspettando e l'altra in fondo non è poi così mal disposta nei confronti di questa persona. Le carte ci mostrano la possibilità effettivamente di, diciamo, trasformare questo scontro in incontro piacevole, dove ci si rivede, dove si parla, dove si condivide e dove si ha il piacere di vedersi e di condividere e di raccontarsi cosa hai fatto, cosa ho fatto io, ti ho aspettato, ma perché non sei tornato prima? E no, bellissime, le carte sono molto belle perché io non so voi quale situazione stiate vivendo, ma quello che sembra portarvi la vita da qui a breve è un incontro che è preceduto, sebbene avrà esito positivo e risveglia nell'atteggiamento di entrambi il piacere dell'essere vicini. Ecco, diciamo, è preceduto dal timore che in realtà possano esserci fraintendimenti, aspettative da parte dell'altro, oppure l'altra persona è arrabbiata, mi attaccherà, mi dirà. No, non è così. Qui non c'è nessuno che ce l'ha con l'altro, assolutamente. Ma c'è proprio la volontà di vedersi. Questa persona aspetta e ha paura di essere attaccata. L'altro pensa che si deve difendere e parte direttamente all'attacco, però in realtà sono timori infondati, forse sono, non lo so, conseguenze di lunghi ragionamenti dovuti anche alla distanza e all'attesa, perché abbiamo buone possibilità di creare qualcosa di buono addirittura per il futuro. Ma non voglio dire che stiamo mettendo le basi per una famiglia, non è quello, ma prendendola in maniera molto più ampia e nell'accezione più estesa possibile del termine famiglia, qui si stanno mettendo le basi per qualcosa di solido, di buono per il futuro, anche perché famiglia può essere anche semplicemente il fatto di condividere un certo punto di vista o non so, una certa visione del mondo o avere visioni del mondo per quanto differenti, però che possono dialogare e quindi procedere l'una al fianco dell'altra. Come sono poi i membri di una famiglia, cioè una famiglia funziona non perché i membri sono tutte fotocopie l'uno dell'altro, no, assolutamente. Perché sono vari, sono diversi, però alla fine c'è un sentimento che li lega, c'è un mutuo prendersi cura l'uno dell'altro, c'è anche una responsabilità e comunque c'è complementarietà. Quindi tante buone possibilità, risorse, anche qualche piccolo ostacolo da superare, buoni sentimenti e più che altro attesa. In questo momento ciò che allontana voi da ciò che la vita vi vuole dare, vi vuole offrire, vi vuole permettere di vivere è semplicemente l'attesa. L'attesa dovuta dal fatto che effettivamente questo incontro ancora non è avvenuto, sebbene sembri già essere stato così seminato, quel primo germe che lo metterà in movimento. Quindi questa persona che vi aspetta, comunque, la prima persona che è venuta fuori dalle nostre carte, potreste essere voi o voi siete la persona che deve andare, quella con il bastone che glielo vuole dare in testa, o in realtà ha paura di doversi difendere e quindi forse è un po' predisposta all'attacco. È una persona che vi dice semplicemente: guarda, io ti sto facendo vedere la mia dote, sì, lo so, sono mai, la mia dote, e questa dote può fruttare tanto. Io non ti chiedo niente, sono una persona già realizzata, mi vedi come imperatrice, mi vedi come regina di denari, sono sul mio trono e sto aspettando il tuo arrivo, ti sto aspettando da molto, ho già investito in te, ho già parlato di te, cioè questa persona comunque già vi considera parte della sua vita in qualche modo, non vi vede come un elemento
come un oggetto, quindi non siete né una cosa da collezionare né una cosa da trattenere, ma un qualcosa di bello, ed essendo una persona di un certo livello, quindi diciamo anche una certa ricchezza, se decide che anche voi siete parte della sua famiglia, reale o immaginaria che sia, è perché vede in voi qualcosa di bello. Ora, diciamo che per quanto le carte mostrino che andrà tutto bene, che ci sono buone possibilità, è il nostro cavaliere mascherato che arriva comunque sempre con questo sentore del dovrò difendermi, c'è qualcosa che non funziona, ho timore. Comunque questa cosa non la possiamo eliminare, questa sensazione diciamo svanirà solo quando poi effettivamente l'incontro si trasformerà in questo, cioè ci si guarderà negli occhi e tutti questi ostacoli in realtà non saranno presenti, quindi si tratta più di un timore, di una paura, però intanto questo timore è ciò che sta diciamo condizionando le tempistiche, le modalità, i silenzi, le parole, tutto quello che c'è nel frattempo. Continuo a dirvi che sarà un incontro piacevole, continuo a dirvi che ci sarà reciprocità in questo piacere e nell'incontrarsi, un bel clima, sarete anche fortunati perché se vivete in luoghi diversi, quindi distanti, troverete anche una bella stagione che vi accoglie. Serenità, calma e subito tutto si va proprio a deflemmatizzare, tutto diventa tranquillo, tutto diventa molto sereno, tutti quei timori svaniscono e non serve neppure tirarli fuori, quindi non verranno neanche affrontati, semplicemente nel momento in cui questo incontro avverrà, i timori vi renderete conto di averli lasciati a casa, come quando partite avete quella sensazione, oddio, ho dimenticato qualcosa, stessa identica cosa. No, ma la persona che va, soprattutto colui o colei che è atteso, attesa, viene proprio visto e nelle carte ha il ruolo di colui che va, non dico a corteggiare, ma dell'amato, della persona desiderata dal punto di vista proprio del sentimento, al quale viene richiesto semplicemente un sentimento di qualsiasi natura, ma non nulla di materiale da dimostrare, nulla da fare, nulla da portare, se non la propria persona. È uno stato d'animo, diciamo, aperto, quantomeno pronto a poter accogliere, perché la persona che aspetta è in realtà la persona che vorrebbe dare. Ed è paradossale perché è una persona che vorrebbe dare, ma aspetta che questa persona arrivi per poter dare. Non può andare lei, quindi c'è qualcosa per cui la persona che vuole dare e che vi sta aspettando non si può muovere. E non perché non lo voglia fare, c'è qualche problema proprio tecnico, si vede che non può lasciare il suo regno, non lo so. Poi voi saprete calare sicuramente la lettura nel vostro caso specifico. Allora, ora prendiamo un'altra carta perché non vogliamo chiudere con la torre, perché è una lettura meravigliosa, però c'è un evento repentino e rocambolesco che potrebbe all'improvviso o muovere tutto assieme proprio perché le tempistiche sono molto lunghe o capovolgere tutta la situazione perché magari l'abbiamo portata talmente tanto per le lunghe che poi un po' tutto questo castello lo crolla. Vediamo un po' perché andiamo troppo in alto, troppo in alto, troppo in alto e lo sbilanciamo. Che cos'è? Si potrebbe chiudere questa persona? Addirittura, in realtà nella figura femminile o nella figura di colei o colui che aspetta, c'è veramente tanto e potremmo dire tutti elementi positivi. Elementi positivi, però un'indole un pochino malinconica, che sembra essere stata messa da parte per mettersi in gioco nei vostri confronti o nei confronti, se voi siete questa persona, di colui o colei che deve arrivare. Però mi dà un'attesa lunghissima, cioè questa donna aspetta, 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 quindi questa torre potrebbe rappresentare il fatto che la situazione poi non va a buon fine proprio perché in realtà il movimento verso questa donna non c'è. Allora la domanda è: perché il movimento verso la persona che sta aspettando sembra non esserci? Allora, guardate, io non so perché la persona che deve andare, forse non è la sua volontà, ma sta dando l'impressione con il tempo di fare un favore a colei colui che aspetta, proprio che sta anzi quasi disprezzando e guardando dall'alto verso il basso questa persona e i sentimenti di questa persona. Probabilmente questa persona sta iniziando a chiudersi, o potrebbe chiudersi. Perché è mortificata? Magari questa cosa non è reale, però l'atteggiamento sembrerebbe questo. E infatti in confusione. Confusione è tutto quello che diciamo, naturalmente, spontaneamente aveva destato e desta nella persona che aspetta un'apertura a 360 gradi, sta iniziando a trasformarsi in dubbio. Mi devo nascondere, ho paura, non ci vedo chiaro, forse sto rischiando. Allora,
Beh, guardate, tutto è nelle mani di colui che deve decidere cosa fare, proprio nelle sue mani, concretamente a tutti i livelli. La persona sta lì. L'unico rischio che ho cercato di un attimo approfondire di questa torre che cade è che questa persona alla fine si possa rattristare talmente tanto da chiudersi, ma chiudersi totalmente, quindi quello slancio che sente nei confronti di colui o colei che deve giungere nella sua vita viene proprio mortificato e viene proprio, diciamo, cancellato per partito preso. Non perché quel sentimento non ha possibilità di perdurare nel tempo, assolutamente, ma perché questa persona stabilisce che la sofferenza è troppa perché alla fine si sente di umiliare se stessa, ecco, o se stesso ovviamente, non di essere umiliata, cioè comprendiamoci bene, sente di esporre se stessa a qualcosa che lo rende ridicolo. Non so, fatemi sapere. Un grande bacio!